Condividere la vita con un cane è un momento piacevole, è un'esperienza piacevole, un'esperienza che ti può dare grandi soddisfazioni, ma allo stesso tempo ti può dare grandi preoccupazioni, pensieri e farti vivere grandissime difficoltà. Perché? Perché molto spesso le persone si improvvisano proprietari di cani. Magari hanno letto un post su Facebook dove leggevano la storia di un cane da salvare, un cane che ha vissuto una vita difficile, che magari ha morsicato, che è stato picchiato, è stato maltrattato. Allora che cosa succede? Uno si fa un po' impietosire da questa, dalla storia, l'ascolta, la legge e il cuore tenero delle persone dice: va bene, dai, lo salvo, gli do un'altra possibilità. Ed è bello questo gesto, è bellissimo, ma con sé porta delle grandissime difficoltà, che è quello di pensare che toglierlo da una situazione difficile o brutta come possa essere quella del canile e portarlo a casa sia più che sufficiente per fargli capire che ora ha un'altra vita. Il cane non è così semplice come sembra, e improvvisarsi proprietari di cani o persone che sono in grado di aiutare il cane a superare quella situazione complicata è difficile. Perché non ci si improvvisa proprietari di cani, non ci si improvvisa persone che sanno e conoscono il cane. Cioè, tu vedi i cani che stanno facendo cose semplici, normali e naturali perché le hai viste fare da tempo. Però c'è chi ti dice che quando il cane mangia l'erba si pulisce lo stomaco, c'è chi ti dice che lo fa perché così poi vomita, c'è chi ti dice che lo fa per 8.000 motivi, ma la realtà è tutta un'altra. C'è chi ti dice che se il cane si rotola lo fa perché vuole lasciare il suo odore lì. C'è chi ti dice che se il cane scava lo fa perché è stressato, oppure insomma, sono tante le dicerie sul cane, no? Come due cani maschi o due cani femmine non possono andare d'accordo. C'è chi ti dice davvero tantissime cose, e chi si improvvisa proprietario di cane il 98-99% delle volte compie errori che fa a fin di bene, che fa involontariamente, ma che spesso portano il cane ad essere molto più stressato. E so benissimo, lo so per certo, che nessun proprietario di cane vorrebbe essere la causa dello stress del cane. Per cui se vuoi avere una relazione fatta di rispetto e di collaborazione con il tuo cane, allora la cosa importante da fare è capire che non puoi improvvisarti proprietario del cane, che devi conoscere la sua psicologia e la sua comunicazione per poter avere una relazione fatta di rispetto e di fiducia. Se non conosci la psicologia canina e la sua comunicazione, non puoi creare una buona relazione. Per cui smetti di improvvisarti, impara a conoscere il cane e potrai finalmente vivere la relazione che hai sempre desiderato.